Buongiorno amici di Radio Bunker e di Storia d'Italia. Lunedì abbiamo messo online l'audio dell'intervista che il professor Lorenzo Nigro dell'Università La Sapienza di Roma ci ha concesso, attraverso la sua intervista, direttamente dagli scavi di Gerico, in Cisgiordania, in Palestina. Oggi vogliamo mostrarvi il video completo perché chiaramente nell'audio si sente il professore che ci indica guardate qui, osservate qui, e oggi vi diamo il pacchetto completo dove io e il professore dialoghiamo e il professor Nigro ci mostra in video gli scavi di Gerico e andiamo indietro di 10.000 anni, forse anche qualcosina di più, in un luogo che sì, è stato anche biblico, ma principalmente è un luogo storico, antico e veramente importante. Si parla insieme a Damasco, si dice che sia forse una delle prime città del mondo, città in senso di struttura urbanistica, eccetera, eccetera. Quindi non perdetevi questa esclusiva intervista. Noi ci sentiamo alla prossima puntata di Storia d'Italia. Radio Bunker, ovviamente, perché il network è il nostro. Buona visione. Amici Radio Bunker, buongiorno, ben ritrovati. Oggi siamo di nuovo in compagnia con l'amico professor Lorenzo Nigro dell'Università La Sapienza di Roma, che oggi non ci parlerà di Mozia come l'ultima volta e non si trova a Cartagine, ma si trova bensì a Gerico, sito biblico, sito antichissimo, e attualmente sta lavorando lì. Buongiorno professore. Buongiorno Simone, grazie di seguire così le nostre attività. Allora, ci racconti un po' dove si trova esattamente? L'abbiamo già detto, però... Io mi trovo sopra un tell. Un tell è una collina artificiale, nella parola è araba. È una collina artificiale grande una decina di ettari, ora io sto girando, sto nel punto più alto, e costituita tutta da accumulo di azioni umane. Ora questo significa che tutto quello che è sotto i miei piedi per un'altezza di una trentina di metri è stato prodotto dalla vita di una città che è durata praticamente 10.000 anni. Forse anche qualche millennio di più, questo ovviamente lo sappiamo dagli strati più antichi. Perché questo? Perché proprio ai piedi di questa collinetta, che è stata formata dall'azione appunto degli edifici umani, si trova una sorgente. Ora io vi mostro, diciamo, che dà vita a un'oasi. Ecco, la sorgente è sotto questo tetto rosso che è il primo piano, perché è stata così coperta per evitare che evapori l'acqua. In realtà si tratta di 5.000 litri di acqua da bere al minuto. Buona. Quindi è un fiume che esce dalle montagne dietro di me. Queste montagne sono famosissime, si chiamano Monte delle Tentazioni o Jebel Kuruntul, cioè il Monte della Quarantena. Sì. Non so se lo vedete, certo. Con sopra un castello e anche un monastero a metà, che è un monastero copto, dove il nostro Signore ha trascorso la sua quarantena. Sì. Diciamo che ora noi lo possiamo anche un po' più capire meglio, sto concetto. Ovviamente. E quindi diciamo siamo in un luogo abbastanza magico. E, diciamo, nonostante la modernità, perché in questo luogo le prime comunità umane, la prima comunità umana del Neolitico, quella che è passata da essere cacciatori e raccoglitori ad agricoltori e allevatori, ha iniziato a prendersi cura della vita invece che uccidere, e ha iniziato un percorso che addura fino ad oggi, sta finendo ora, cioè quello dell'armonia con la natura. Certo. Gli abitanti di Gerico sono stati i primi che hanno addomesticato le piante. Questo è avvenuto attorno all'8000 a.C. e poi dopo circa 1000 anni hanno addomesticato anche gli animali. E sono dei passaggi fondamentali perché significa riuscire a vivere in armonia con un mondo che prima era totalmente selvatico e avere finalmente gli strumenti per una crescita fortissima. Quindi questa comunità poi ebbe un balzo di natalità, diciamo, e anche proprio di sopravvivenza degli abitanti, per cui crebbe, e questa comunità ci ha anche lasciato alcune delle prime invenzioni fatte dalle comunità umane. Insomma, tra queste bisogna annoverare innanzitutto ovviamente l'agricoltura, con tutto quello che comporta, poi il mattone e l'architettura. Qui vedete tutta l'architettura è in mattoni crudi, cioè mattoni essiccati al sole. Sì. Ma l'idea di fare questi mattoni prima sono stati inventati uno a uno, come se fossero delle sostituti delle pietre, e poi dopo vari millenni si è capito che se si facevano in delle cassaforme ovviamente era più comodo, erano più modulari, però in ogni caso l'invenzione del mattone ha rappresentato uno straordinario cambiamento concettuale, perché noi da allora, noi umani, abbiamo incominciato a dire costruisco la mia esistenza, cioè abbiamo iniziato a pensare il nostro spazio come qualcosa che noi costruiamo, che modifichiamo. Fino ad allora il paesaggio non aveva segni antropici. Gli uomini cacciavano, al massimo si mettevano in una grotta e la modificavano, ma non, oltre questo non c'era. Invece questa comunità ha iniziato a costruire, e questo ha un grande significato se pensiamo che poi per tutta la storia successiva è diventato fondamentale solo costruire, veramente, cioè le varie civiltà anche del vicino Oriente dove ci troviamo si sono rappresentate costruendo monumenti. I potenti costruiscono qualche cosa. Chiaro, chiaro, chiaro. Quindi un posto dove è nata, se vogliamo, anche la civiltà moderna, le radici della civiltà moderna. Le radici più profonde. Tra l'altro, volevo dire questa cosa, l'invenzione, diciamo, la domesticazione delle piante oggi è veramente studiata molto nel dettaglio con le nuove tecnologie. Cioè, voglio dire, qui noi non stiamo parlando solo a livello teorico. L'archeologo con questo oggetto scava, troviamo i semi, e quando noi troviamo i semi sappiamo perfettamente, l'archeobotanico sa riconoscere i semi della pianta selvatica da quelli della pianta addomesticata. Come si addomestica una pianta? Perché magari qualcuno se lo può chiedere, come è un animale. La pianta si addomestica in questo modo, si raccoglie e si conserva sempre per seminare il frutto migliore, quindi i semi del frutto migliore. Quindi questo significa che i nostri antenati, diversamente da noi, mangiavano sempre il frutto peggiore per conservare le cose migliori per la semina successiva. L'anno dopo, certo. L'anno dopo, cioè tutto il grano, per esempio, quello che macinavano era quello venuto peggio, quello che conservavano lavorando in questo, sacrificandosi per generazioni, per millenni. Ovviamente nel giro di un migliaio di anni le piante sono state tutte domesticate. Piante che prima vivevano selvatiche sulle montagne qui dietro sono state piantate in quest'oasi, diciamo, dove c'era tutta quest'acqua, un terreno molto fertile, e hanno ovviamente proliferato, e quindi si sono poi modificate fino ad avere molti più semi, per esempio l'orzo, no? Avere più serie di cereali, tutti i cereali e anche i legumi, che sono giustamente tipici anche della nostra dieta, ma in realtà sono venuti da qui. Cioè la lenticchia, il ceci, il pisello, sono stati tutti addomesticati a Gerico. Noi li abbiamo lì sotto, negli strati neolitici, che ora vedrete, si dovrebbe vedere anche la meravigliosa torre, che poi è al centro della storia di questa città, è anche un po' il suo simbolo, e sono stati ritrovati da noi negli strati archeologici più profondi, che dimostrano proprio questo processo. Quindi una grande ammirazione per questi nostri antenati, perché non hanno costruito la civiltà così automaticamente, diciamo, è stata il frutto del lavoro di generazioni e generazioni di persone. Certo, milioni di persone nei millenni ovviamente, che hanno lavorato per scoprire, raffinare, ecco, migliorare. Quindi diciamo, noi dobbiamo esserne consapevoli nel momento in cui decidiamo di non lo so, prendere un unico seme e con quel suo DNA produrne altri miliardi da seminare in tutto il mondo, distruggendo la biodiversità. Perché invece la biodiversità è la rappresentazione del lavoro di ogni singola comunità di agricoltori con quello che aveva. Perché poi ogni pianta, diciamo, si fidelizza con la comunità, la famiglia dell'agricoltore che la coltiva. E questo è il bello della natura, quindi si crea proprio una simbiosi, per cui noi riconosciamo queste cose. Poi adesso che si può studiare veramente sempre più nel dettaglio, si vedono, sono anche abbastanza impressionanti. Sì. Quanto è grande quest'area archeologica, professore? Allora, l'antica città nel Neolitico è come se fosse stata New York, perché è arrivata ad avere 2000 abitanti, che stiamo parlando di un'era detta neolitico aceramico, cioè prima dell'invenzione della ceramica, quando l'unico strumento che l'uomo aveva era fatto di canne, diciamo, o di canapa e ovviamente di selce. Certo. Quindi da quest'epoca, che è datata al 10.500 a.C. fino al 6.000 circa, aveva un'estensione di al massimo 5 ettari con 2000 abitanti, che è un numero elevatissimo, perché dovete considerare che in tutto il Levante, per dire, cioè dalla Turchia fino giù all'Egitto, c'era al massimo 800.000 persone, cioè gli uomini erano molti meno, quindi certo, avevano molte più risorse ma zero tecnologia. Questa comunità è innovatrice perché inventa il mattone, inventa la ruota. Noi abbiamo trovato le prime ruote di pietra, perché giustamente per costruire quella torre che avete visto bisognava poter trasportare dei blocchi di pietra enormi, quindi questo li ha impegnati duramente e ha sviluppato delle ulteriori capacità. E poi nei secoli successivi, diciamo nell'età del bronzo, che è anche l'epoca di Gerico più famosa anche dal racconto biblico, diciamo, Gerico raggiunge un'estensione più grande fino a 7, 8, 9, 10 ettari e corrisponde a una popolazione che, diciamo, raggiunge diverse migliaia, quindi può arrivare anche fino a 8.000 persone, però non è stata ancora tutta scavata, ovviamente, perché questa sua profondità temporale ci impegna molto di più, perché noi non scaviamo solo in estensione, cioè andiamo giù in profondità, e ci vuole moltissimo tempo. Però è anche molto, molto emozionante, perché si passa veramente attraverso le epoche. In una parete dello scavo, adesso provo a mostrarvene una, si vedono le mura di varie epoche, di vari millenni, una costruita sopra l'altra. Gerico era famosa per queste mura, adesso vediamo se io riesco a farvele vedere. Diciamo, si vedono un po' in sezione, ma sono ugualmente spettacolari. Sono fatte di tutte di mattoni crudi e si vedono le fondazioni, che sono sempre di pietra, sono proprio davanti a noi, e sopra le fondazioni ci sono i muri in mattoni, sì. Poi c'è un'altra fila di pietre e ancora le mura che continuano, poi un'altra fila di pietre e le mura sopra di nuovo che continuano, e sono questa collinetta rossa. Cioè ogni volta veniva ricostruita la città dopo un terremoto, dopo un incendio, dopo un attacco dei nemici, e tutti questi strati che vedete sono completamente pieni di reperti che vanno dalla più umile ceramica alle armi di metallo o quegli strumenti che usavano nella vita quotidiana, fino a qualcosa di straordinario come i crani di Gerico, che si trovavano proprio qui in fondo, e sono questi crani, sempre del Neolitico a ceramico, la testimonianza di un culto degli antenati. Cioè dopo un po' di tempo, dopo qualche secolo, noi notiamo negli strati che le sepolture vengono realizzate separando il cranio dal resto del corpo. Addirittura. E questo ovviamente avveniva dopo che il corpo si era dissolto, venivano forse lasciati all'aperto, e questo forse risaliva all'epoca quando le comunità umane erano di cacciatori. E poi questi crani vengono seppelliti in gruppi che sembrano voler rispecchiare ovviamente dei legami parentali. Chiaro. Questo pure è molto interessante, perché prima non c'era questa idea di famiglia. Purtroppo i neolitici hanno inventato anche questa cosa qua. Dico purtroppo ironicamente, perché delle volte uno dice gli unici problemi che abbiamo ce li ha generati la famiglia. Ecco, diciamo che i neolitici sono quelli che l'hanno inventata, cioè hanno capito che il nucleo base di una società, di una comunità umana, poteva essere la famiglia di un uomo e di una donna. Questo fatto non era stabilito da qualcuno, è stata una scelta culturale che chiaramente era molto consona all'essere passati all'agricoltura. Quindi l'agricoltura è qualcosa dove serve un gruppo molto coeso che si impegna su un terreno. Il nucleo familiare, magari un po' numeroso, è adatto a questa cosa, e quindi per tenerlo ancora più unito si inizia ad avere questo rapporto stretto fisico proprio con il corpo dell'antenato, del nonno, della nonna, che si tiene sotto il pavimento di casa. Questo fatto è, secondo me, è veramente emozionante, perché riflette questa tensione che poi l'essere umano ha di non morire mai, e di non morire col suo corpo. Cioè poi tutto quello che noi vediamo, la nostra storia, come si è sviluppata anche il pensiero, la religione, in realtà ha delle radici così profonde qui, dove noi vediamo che cosa vogliono questi neolitici una volta e finalmente riescono a darsi da mangiare, avere una casa sulla testa, perché hanno inventato anche il concetto di casa. Sì. Dice, noi non vogliamo morire, vogliamo che restiamo in vita. E quindi a un certo punto iniziano a modellare i crani. Adesso io vi faccio vedere questa emozione, perché io adesso sono sceso dentro lo scavo, wow, e sto camminando, sperando che non si perda il collegamento, sto camminando scendendo nel tempo, cioè io adesso per esempio sono nel 3000, ora piano piano scendo dentro questa trincea di scavo che ormai ha varie decine di anni, e non so se vi rendete molto conto delle dimensioni, ma le pareti attorno a me sono alte 15 metri. Fantastico. E inizia a emergere questa torre che adesso vedremo qui di lato. La torre è interrata per metà della sua altezza, perché è alta 8 metri, vedete qui ce ne sono circa 4 esposti. Vedete che opera straordinaria. E ora vi faccio anche vedere che... È quasi un muro a secco, è quasi. Sì, in realtà l'intonaco antico, voglio dire, di 8.000 anni c'è, mamma, è rimasto. Mia. E soprattutto qui c'è per esempio un rifacimento di un muro con i primi mattoni della storia, che come vedete non hanno una forma prestabilita. Sì, erano fatti un po' a mano, un po' così. Sono i cosiddetti mattoni a pagnottella, però se vedete in realtà sono regolari, e come legante all'interno c'è la cenere, che ovviamente ha questa proprietà di legare l'argilla. Sì, poi qui voi potete osservare queste sezioni stratigrafiche che fanno anche paura, diciamo, perché mi potrebbero cascare in testa, speriamo di no, dove si vedono millenni di storia. Qui c'è un'installazione, per esempio, vedete, con una specie di altare rivestito, e in queste pareti sono stati trovati questi famosi crani da cui ho iniziato il racconto, e i crani sono costituiti, adesso ve li mostro, ve ne mostro qualcuno perché ho scritto un piccolo romanzetto che racconta tutta questa storia. Ecco, e qui vedete uno di questi crani, e questi crani sono stati modellati con del gesso. Ricordiamoci, siamo ancora nell'epoca in cui la ceramica non è stata inventata, quindi loro non sanno fare le cose in terracotta, usano il gesso della cenere, e poi negli occhi mettevano queste conchiglie. Quindi si passa dal conservare l'antenato a trasformarlo in un idolo. E questo fatto è un altro passaggio fondamentale, perché è l'inizio del culto religioso, di cui abbiamo per la prima volta una testimonianza, diciamo, personale, cioè non è un culto a forza della natura, ma è un culto a un individuo, anzi a un idolo che è stato creato. Certo. Ora io sono salito sopra la torre, dentro la torre c'è una scala che io vi mostro. Sì, si vede. Ecco. Questa scala straordinaria, costruita, ricordo, nel 8500 a.C., nel 10.000 anni quella scala. Questa scala ha 10.000 anni, e in fondo a questa scala, 10 metri sotto di me, sono stati trovati 12 corpi di 12 persone che sono state sepolte dentro la torre, dopo un evento distruttivo molto molto grande, che la torre fu, diciamo, bruciata. Quello che era intorno a lei, che è il primo evento violento testimoniato dall'archeologia, e diciamo anche quello colpisce molto, perché fa vedere come questa comunità, che era nata su, diciamo, valori di solidarietà, per costruire questa torre tutte le famiglie della città hanno dovuto contribuire. Qui ci sono 1.000 tonnellate di pietra, quindi 100 tonnellate di pietra, scusate, ho calcolato, e abbiamo calcolato il volume, e per fare questo ci volevano tutti. Poi però a un certo punto qualcosa si deve essere infranto, e la torre è stata oggetto di un attacco, e qualcuno c'è stato sepolto dentro, ed è diventata una sorta di luogo della memoria di questi defunti. È come i nuraghi, che a un certo punto sono stati trasformati in simboli più che... Esatto. In fortezze, ecco. Parliamo comunque di molti migliaia di anni prima, ecco. E qui è iniziato un percorso che l'umanità ha fatto e continua a fare, e ogni volta che noi ci troviamo di fronte a questi resti veramente proviamo un sentimento di stupore, che è la cosa che più l'archeologia alimenta quando ti mette in contatto col passato così affascinante, anche ancora da scoprire, ancora da chiarire. Per questo stiamo lavorando. Adesso, se riesco senza ammazzarmi a risalire... Attenzione! No, no, sì, perché non è facilissimo, ma insomma... Ecco. Ora poi scavalco. Un bel muro dietro di lei, intanto vediamo. No, ma in realtà io stavo qui sul bordo del precipizio, non so se si vede. Mamma mia, ma... sì. Però diciamo lo conosco abbastanza bene, per cui ce lo dovrei fare. No, volevo, se tu hai delle altre domande da fare. Allora, Gerico è biblicamente molto importante. C'è sparita l'immagine, probabilmente ha disattivato la telecamera. Aspetta che cerco di rientrare nel... Ecco. Eccoci qua. La vedi? Sì. Sì. Della parte biblica di Gerico, quindi parliamo dell'epoca di Gesù. Avete trovato... Cosa avete trovato di quel periodo? Allora, adesso... sì, di questo ti dico bene. Allora, Gerico è il luogo in cui viene ambientato un racconto fondamentale della storia di Israele, cioè l'arrivo delle tribù israelite che, venendo dalla Giordania, venendo proprio dall'altro lato del Giordano, entrano in quella che, secondo la Bibbia, è la loro terra promessa. Certo. Allora, questo episodio, ovviamente, è un episodio fondativo di tutta la storia di Israele e viene raccontato nel libro di Giosuè, in quanto questo personaggio è il condottiero che porta qui gli israeliti. E il racconto dice che la città aveva delle mura imponenti e che per poterla conquistare il condottiero riceve delle istruzioni, tra l'altro appunto da Yahweh, e fa 7 giri attorno alle mura suonando delle trombe che in realtà sono dei corni di Ariete. Ecco, questa tradizione biblica ovviamente è un racconto che serve a storicizzare, certo, l'arrivo degli israeliti, ma gli archeologi del Novecento, soprattutto nella prima metà del Novecento, si sono accaniti a cercare le mura di Giosuè. Ora, le mura di Giosuè sono state prese, questa linea rossa che vedete è stata considerata all'inizio le mura di Giosuè. In realtà poi si è scoperto che sono molto più antiche queste di quando si vorrebbe mettere la vita di Giosuè, salvo che questa vita di Giosuè non è dimostrata da nessuna prova, quindi diciamo il racconto va preso più come un racconto che serve a spiegare un fatto storico veramente verificato, cioè che un gruppo etnico e culturale, che poi chiameremo ebrei, è arrivato qui come moltissimi altri, ma non va presa alla lettera come fanno gli americani, che pensano anche che il mondo è stato creato da Dio in una data esatta. Ecco, non è così che va studiato. Invece la cosa interessante, diciamo che la cosa interessante è che probabilmente il racconto fa questo perché Gerico, già quando vennero gli israeliti, era una rovina con delle tali mura crollate che tu facevi questo racconto e le persone ti potevano credere perché vedevano queste mura. Qui ci sono gli studenti dell'università e gli operai palestinesi che stanno pulendo questo edificio e vedete che l'ambiente naturale e anche archeologico di Gerico somiglia molto all'Egitto. Vedete che i mattoni sono tutti mattoni crudi e gli egiziani vennero qui. Gerico è stato conquistato dai faraoni, sia quelli della XII dinastia, cioè siamo nel 1800 a.C., sia quelli della XVIII, cioè siamo nel 1400 a.C. In entrambi i casi i faraoni erano ammirati da quest'oasi, perché era ovviamente un luogo, tuttora lo è, dove si produce di tutto, e portarono qui molte piante dell'ambiente africano, nilotico, e portarono anche i loro contadini, per cui la popolazione di Gerico ancora oggi è nera, è africana. E tra l'altro è completamente diversa anche come stile di vita dal resto delle parti del Medio Oriente, insomma. Loro sono veramente degli oasiti, cioè di coloro che vivono nelle oasi, perché alla fine è una grande oasi. Ancora oggi si producono banane, profumi, piena di fiori. Bello. Bellissimo. Il nome moderno arabo, arrica, vuol dire profumo. Profumo. Quindi diciamo un luogo veramente di un fascino particolare, straordinario. Poterci scavare per la Sapienza ormai da più di 20 anni è stata un'esperienza bellissima per tutti noi, insomma. Certo. Ora siamo alle soglie di un grande progetto di restauro e musealizzazione del sito, che verrà finanziato dalla cooperazione italiana. È un'opera veramente meritevole. Se lo riusciremo a portare a termine, penso che gli italiani che pagano le tasse potranno essere contenti, fieri, sì, perché poi vengono molti italiani qui. Giustamente è un luogo di pellegrinaggio, molti gruppi. Appena speriamo di essere usciti da questo incubo che ancora nel Medio Oriente veramente si sente, del Covid, sicuramente i gruppi ricominceranno a venire e si passa sicuramente una mezza giornata bella, insomma, a Tele Sultan. Bellissimo. La zona lì è sicura? Sappiamo che sì, è una zona Gerico, politicamente un po' instabile, quindi... No, Gerico è sicurissima, tra l'altro è uno dei pochi posti che non ha checkpoint, quindi si viene direttamente a Gerusalemme, ma poi appunto qui la popolazione è molto tranquilla, anzi non vede l'ora che tornino dei turisti. Noi veniamo sempre accolti in modo quasi commovente. Ah. Ma in generale per gli italiani nel Medio Oriente c'è un grande amore, non direi rispetto, perché grazie al cielo ci siamo fatti ben volere. Poi siamo comunque un popolo che da sempre ha viaggiato, quindi ci sono ottimi rapporti con tutti, e secondo me questa è una cosa di cui noi dobbiamo cercare di, diciamo, di metterla a frutto sempre di più, perché visto che almeno di buono abbiamo il carattere, ecco, lo sfruttiamo. Utilizziamolo almeno. Ma quanti chilometri siete da Gerusalemme? Dunque, Gerico è circa un 40 chilometri, è vicinissimo. Ah. Diciamo, la Palestina è molto piccola, per paragonarla tutta la Palestina è grande tipo come l'Umbria, quindi sì. Non è Palestina e Israele, voglio dire, sono piccolissime. Il problema è solo rappresentato a volte dal muro, dai percorsi che sono un po' più complicati, ma dal punto di vista spaziale è molto piccola. Dal punto di vista ambientale è molto varia, come l'Italia. Cioè non ci sono praterie infinite o boschi infiniti come in altre parti del mondo, ma invece è molto varia, ci sono tante valli. Per cui, per esempio, da Gerusalemme a qui si passa... Stamattina io stavo a Ramallah, praticamente Gerusalemme, la capitale palestinese, e c'erano 18 gradi, poi sono sceso nella Valle del Giordano perdendo 1200 metri di slivello. Mamma mia! E sono arrivato a 33 gradi. Quindi è chiaro che uno deve un attimo rifiatare poi, perché bisogna bere molto in Oriente, perché noi italiani siamo abituati a vivere nel paese meraviglioso dove c'è tanta acqua, quindi è anche un po' umido, mentre qua uno si secca. Quindi deve bere proprio 5 litri d'acqua al giorno, così, tranquillamente, ma forse anche di più. C'è un motivo perché sono state trovate un sacco di mummie in Medio Oriente. Esatto. Non c'è acqua. Ma certo, ma anche perché questo sito dove io sto, uno trova i reperti e c'hanno 10.000 anni e sembra che sono stati abbandonati lì l'altro ieri. Perché lì sono stati in quel strato di terra senza mai venire più bagnati da niente, perché una volta che stanno 3 metri sottoterra, in terra artificiale, diciamo, che si è formata sopra allo strato dove passa la falda acquifera, basta, quelli sono secchi, possono stare là per 100.000 anni, sì. Il che per l'archeologo ovviamente è una cosa estremamente affascinante. Quello che sento sotto, professore, cos'è? Un muezzin che sta cantando? Sì, ha iniziato a cantare. Sì. L'ora della preghiera. Sì, è l'ora della preghiera. Bene. Non l'ho messo registrato per fare... Come i suoni delle campane in certi paesi qua da noi, insomma. Sì, qua poi si sentono anche le campane un po' meno forti, perché ci sono i frati francescani della custodia di Terra Santa che hanno in custodia i vari luoghi santi. Questo l'aveva ottenuto San Francesco dal sultano, quindi... Addirittura, quindi una storicità importante anche quella, insomma. Sì, che poi tutti i governi musulmani hanno sempre riconosciuto questo diritto dei cristiani ad andare nei loro luoghi santi grazie a questa richiesta di San Francesco. Quindi che dire, quando uno è un bravo diplomatico può fare dei grandi risultati. Certo, ce ne vorrebbero oggi i diplomatici così. Sì, ecco. Senta, quanto tempo rimarrete lì adesso? Dunque, la missione, noi siamo fino alla fine di novembre. Poi diciamo che la stagione degli scavi per il 2021 si può dire chiusa, andiamo a studiare, perché tutte le cose che si trovano sono studiate. Però nel 2022... torneremo subito a febbraio, perché a Gerico da maggio a ottobre non ci se la fa a scavare, fa troppo caldo. Ah, addirittura. Quindi c'è proprio un'interruzione. Eh sì, non si resiste, è troppo caldo, è un posto troppo caldo, siamo su 260 metri sotto il livello del mare, è un punto dove, non lo so, si raggiungono facilmente 50 gradi. Mamma mia! Scavare non si può. Proprio, come dicevo. Poi appunto col cambiamento climatico non ci siamo a fare. Fantastico. Beh, magari, chissà, un giorno verremo anche con le nostre telecamere a fare un bel servizio su ma praticamente a suo tempo, no? Ovviamente il re Erode si era fatto un palazzo qui nell'Oasi, che sta a circa 1 chilometro da dove sto parlando io, e anche il califfo Mayade dall'altro lato si è fatto un palazzo, perché loro venivano giù da Gerusalemme e si mettevano in questi palazzi durante l'inverno. E andavi a fare il weekend a Gerico, come tuttora fanno i palestinesi, e passi da 3 gradi a 20 gradi, 25 gradi, si sta benissimo. Certo. E in questo palazzo del re Erode venne in vacanza una signora dall'Egitto che si chiamava Cleopatra, e incontrò un suo amico che si chiamava Antonio. Sono solo. E tra due sconosciuti. Nel palazzo di Erode questi ebbero questa storia d'amore e forse fecero anche un figlio che poi verrà attribuito ad altri, sarà chiamato Cesarione. Insomma, una storia un po' complicata, però il palazzo di Erode è stato anche il luogo dove si sono verificati questi fatti storici. Ci sono i resti di questo palazzo? Sì, ci sono, sono molto belli. C'è anche l'ippodromo, cioè il palazzo aveva un ippodromo per giustamente andare a cavallo, e oggi si può ancora riandare a cavallo nell'ippodromo di Erode. Fantastico, quindi, incredibile. No? Sì, infatti è veramente divertente. Bene. Torno al mio lavoro. Io la ringrazio della copertina del libro che si chiama Gerico, la rivoluzione della preistoria. L'ho scritto, che racconta una campagna di scavo con tutto quello che però la comunità neolitica ha inventato. Non è pesante. Cercheremo di procurarcelo, perché siamo appassionati di archeologia, quindi altrimenti non saremo qua con lei, professore. Noi la ringraziamo di questo bellissimo tour. Buon lavoro, non manchi di aggiornarci se ci sono delle novità. Grazie molte. A presto, arrivederci a tutti. A presto, arrivederci.